siamo qui oggi per chiedere certezze per il futuro, per la possibile apertura, speriamo, e per la certezza di ristori economici per tutta la filiera. Un flash mob organizzato seguendo scrupolosamente tutte le disposizioni anti-Covid ha unito simbolicamente impiantisti e operatori turistici dell'Alto Agordino, da Alle Gazzoldo, da Falcade alla Marmolada, come mostrano le immagini fornite dal sito di Radio Più. L'eco del suono dei clacson ha oltrepassato i confini delle Dolomiti, ineffabilmente imbiancate come non mai, eppure rimaste chiuse per disposizione delle norme varate per il contenimento del contagio. La montagna è vita e qui si sopravvive, aggrappati alla speranza di poter tornare alla normalità. A Falcade la protesta è stata silenziosa, le auto schierate, ognuna a rappresentare le tante categorie del turismo invernale che chiedono risposte e ristori. Mentre continuano a tenere aperti centri commerciali al chiuso, catene di negozi che non si sa come non hanno mai chiuso, le fabbriche sono tutte aperte e gli operatori del settore turismo tutti chiusi. Il governo deve essere chiaro e coerente e se decide di non farci aprire deve cominciare a distribuire i ristori, perché le fatture sono da pagare, perché la gente è da pagare e perché le famiglie cominciano a patire la fame. La situazione è durissima per tutti, perché il turismo è famiglia, non dimentichiamolo, hanno detto all'unisono. Tutti insieme, pacificamente, a rappresentare la forza della montagna unita.